Lascio la parola al Presidente per la chiusura dei lavori. Allora, colleghi, siamo solo alla fine di queste due giornate oggi qui a Roma, in questa splendida sala. Corre l'obbligo di ringraziare il Sindaco della città di Roma che ci ha dato questa possibilità del suo intervento. Oggi abbiamo avuto la troupe del TG1 del TG3, quindi avremo anche una visibilità radiotelevisiva. Torno a ripetere, tutti i lavori che abbiamo fatto qui saranno, come vedete, sono tutti registrati, saranno messi sul sito internet dell'Ordine, su YouTube, cioè come abbiamo sempre fatto, riprendiamo normalmente quello che abbiamo fatto. Il nostro lavoro oggi è, queste due giornate sono state il primo esempio dell'attività del Consiglio. Non vuole essere l'unico, certo è l'ultimo di quest'anno perché ormai siamo agli sgoccioli, però già per l'anno prossimo, come vi ho detto, abbiamo messo in cantiere una serie di iniziative. Noi intendiamo la nostra politica. È inutile stare a insistere su delle attività professionali ormai già affermate, le cureremo, non le trascureremo, però intendiamo aprire dei fronti nuovi per i colleghi che intendono cercare di affermarsi in questi settori. Abbiamo individuato la genetica forense, tenete conto che è di assoluto dominio dei medici. Lì noi possiamo operare, tenete conto che gli avvocati possono utilizzare i biologi che naturalmente sono formati e preparati per l'attività d'inchiesta, i tribunali sempre di più chiederanno dei CTU esperti in questo settore. Quindi intendiamo su questo andare a aprire un altro fronte, così come abbiamo perseguito prima quello dei laboratori di analisi, poi dell'ambiente, quello della nutrizione, in questo senso. L'altro settore è la tutela dei beni culturali. Su quello opereremo e stiamo attivandoci per una serie di convenzioni. Così l'altro settore è la cosmetologia. È un settore che ci compete, sia dal punto di vista del controllo di qualità, ma soprattutto per quanto riguarda l'aspetto microbiologico. Sono settori in cui il biologo può essere e deve essere presente, quindi cerchiamo di fare formazione su queste linee in modo da poter garantire al biologo che decide di affrontare queste esperienze professionali di avere una formazione necessaria per. Quindi, come vedete, il fronte delle nostre attività lo stiamo perseguendo, anche perché abbiamo un articolo 3 della nostra legge istitutiva che dice quello che possiamo fare, quindi come ordine abbiamo l'obbligo di tutelare l'aspetto professionale in tutti i suoi aspetti, non solo alcuni. Che questo sia chiaro. Io non posso che ringraziarvi per la vostra pazienza, soprattutto perché siete stati numerosi, siete stati sempre seduti, questo significa che gli argomenti erano interessanti, nessuno vi ha costretto, vero è che se no non vi davamo gli ECM, che questo sia chiaro. Però, come avete visto, il controllo sulle presenze è stato molto relativo perché atto di fede, siamo professionisti eticamente corretti, quindi su questo ci siamo basati, ma non sarà sempre così. Quindi vi ringrazio ancora di nuovo tutti quanti, ci diamo appuntamento nelle varie regioni, sappiate che l'Ordine vuole essere e vuole diventare un punto di riferimento della vostra attività. E soprattutto ricordatevi che l'ordine è un qualcosa che deve tutelare la professione, non che vi vuole assolutamente del male. Che sia chiaro. In bocca al lupo a tutti. Scusate, mi dimenticavo gli auguri per Natale, me l'hanno fatto subito notare. Vi auguro
un sereno Natale e soprattutto la salute, che è la cosa più importante. Bocca al lupo.